Ci troviamo a Pesaro, in particolare tra i quartieri di Vismara e della Torraccia, dove c'è un luogo molto particolare. Il casolare che vedete qui al mio fianco è infatti il cuore pulsante di un progetto di amore per gli animali che si irradia in tutta Italia. Amore soprattutto per i cani e i gatti. Cuori in corsa, infatti, il progetto portato avanti da anni dal pilota Giacomo Lucchetti, tre volte campione nazionale della classe 250, che appunto continua imperterrito nelle sue missioni animaliste, veicolando messaggi importanti contro l'abbandono degli animali, contro la vivisezione e a supporto di canili e gattili. Giacomo, ci troviamo qui nel tuo campo base, che è il luogo in cui effettui dei pit stop rapidi, si ricaricano le pile, si ricaricano le batterie e si riparte per una nuova missione. Un'altra è subito imminente. Sì, questo è il nostro campo base, dove partono tutte le missioni ufficiali di Cuori in Corsa, e proprio questi giorni saremo impegnati in una nuova missione in Umbria e nelle Marche, precisamente a Perugia, dove ci sono due rifugi, altrettanti a Fabriano. Copriremo in pratica circa la distribuzione per circa 200 cagnolini ed oltre 100 mici, che chiaramente si trovano in una situazione molto molto difficile. Un impegno che spazia da, appunto, dal supporto ai canili, ma anche a messaggi importanti veicolati contro l'abbandono degli animali. Sì, in pratica noi da luglio 2019 siamo diventati il primo motoclub animalista d'Italia, ci stiamo adoperando soprattutto contro questa tematica, quindi contro l'abbandono degli animali, ma come motoclub animalista stiamo portando avanti veramente diverse campagne di sensibilizzazione che vanno dalla lotta contro, appunto, il traffico di cuccioli, la caccia, quindi sono diverse sicuramente le tematiche e stiamo ricevendo un gradimento forte da parte delle istituzioni, dell'opinione pubblica. La cosa mi fa molto piacere, perché io ci credo tantissimo nel progetto e speriamo di crescere. Sono 34 le missioni che hai effettuato, alcuni in luoghi molto particolari come Accumuli, Amatrice, luoghi appunto in cui gli animali rischiano ancora più di essere dimenticati. Sì, diciamo che l'emergenza del terremoto appunto nelle zone di Amatrice, Accumuli, è stata una tragedia assoluta. E noi ci siamo adoperati fin da subito, portando subito dei viveri, organizzando subito una raccolta alimentare, e alla prima missione sono seguite addirittura altre quattro. E in pratica, appena arrivati, io ho trovato veramente persone eccezionali in Animalisti Italiani Onlus, l'associazione animalista che fin dall'inizio è stata presente proprio per aiutare la popolazione. E io dico sempre che aiutare gli animali vuol dire aiutare le persone, anche perché in un momento così particolare aver portato degli aiuti alimentari a tutti gli animali ha fatto sì che la pesantezza a livello anche economico, proprio per i proprietari di questi esseri viventi con la coda, divenisse un attimino più leggera. La tua è una carriera che vanta tre titoli in 250, diciamo che da questi successi sei passato comunque a un impegno altrettanto costante in questa missione, che porta ad abbinare due cose che di per sé non sembrerebbero così parallele. Sì, infatti l'originalità del progetto è aver posto le moto in aiuto di tutti gli animali bisognosi. Sono stati anni molto belli con la 250, il nostro programma sarà rientrare il prossimo anno, nel 2021, nella Pirelli Cup, nella National Trophy, in una maniera inedita, con una moto speciale, unica al mondo, e ci stiamo lavorando. Entro la fine di novembre dovremo definire il programma, e chiaramente questo rientro coinciderà con la promozione di tutte le campagne di sensibilizzazione in base al periodo in cui si svolgeranno le gare, quindi per dire a giugno, luglio contro l'abbandono, a settembre contro la caccia. Quindi sarà un impegno molto molto forte, ma ripeto, io ci credo tantissimo, speriamo di crescere, speriamo che il seguito da parte delle persone sia sempre maggiore, perché gli animali, come le persone, necessitano comunque sia di cure, di aiuto, quindi ci mettiamo a disposizione. Tu sei l'attore protagonista di Cuori in Corsa, però ci sono anche due attrici protagoniste, una alla tua destra e una ai tuoi piedi.
Sì, diciamo che alla mia destra c'è la mia fida motina da allenamento, che è quella che chiaramente mi prepara appunto alle vere gare ufficiali. Invece qua in mezzo ai miei piedi c'è la mia compagna di vita, perché la Juliet è una trovatella divenuta veramente ormai inseparabile, per me è una figlia, che in pratica ci siamo incontrati nella missione, la seconda in assoluta a Campobasso, al Caniele Santo Stefano, un'emergenza gelo incredibile, drammatica davvero, anche lì avevamo preparato questa raccolta alimentare dell'ultimo momento. Appena arrivato alla mattina del 12 gennaio 2017, appena stavo fermando il furgone, la volontaria meravigliosa, la Chiara, una mia grande amica, è passata appunto con questo fagotto nelle braccia e in pratica lì tira e molla, me la sono portata a casa con l'obiettivo di farla adottare, poi ciao, insomma, la storia ormai è nota e quindi lei ormai è diventata il vero simbolo di Cuori in Corsa in tutto quello che stiamo facendo.